Eccoci alle prese con una nuova radio che non volevo fare neanche questa. E poi alla fine la farò. Allora, lei ha tranciato la spina, quindi soltanto le tranciano quando non va. In realtà gli ho dato tensione, prima un po' bassa con il Varia, che poi dopo gli ho sparato dentro i 220. E lei funziona, non benissimo, ma funziona. C'è uno scatolino sull'alimentazione del motore con le varie impostazioni, c'era un'etichetta tutta sbrendola, adesso pare che così va, il motorino però era già inchiodato là sotto, era già inchiodato ma gli ho dato una spraiata, si è liberato, poi lo pulirò per bene. La radio in questione è questa qua, è una Prandoni, Prandoni io sinceramente è la prima che vedo di queste radio. Lo stile è prettamente anni 60, anni 60, quindi sono proprio le ultime che hanno fatto. Di per sé non è un granché di una radio, però è vetro, la scalaparlante di vetro, enorme come vedete, se spacchi questa 40.000 anni di sfiga, e ha un giradischi in plastica, gli ultimi che hanno fatto. Quello che non capisco è che gli arrivano quattro fili come se fosse uno stereo, in realtà sono una piezoelettrica mono, ed è mono tutto l'impianto ed è mono l'attacco. A sti punti però abbiamo visto che il motore l'ho fatto partire con un po' di WD-40, dopo lo puliremo bene, il piatto gira, non ho misurato i giri di niente, mancano tutte le puntine, non ha né la puntina del 78 né del 33. È una radio che ha mille problemini estetici di certo, manopole che non troverò, dovrò trovare qualcosa da metterci come palliativo, e un giradischi, che mancano tutte le puntine della testina piezoelettrica, sperando che lei funzioni, se no anche lei va cambiata, e le puntine costano sui 15 euro l'una, sono quelle piatte, sono strane. Qua vanno messi dei fermacoperchio perché il coperchio appoggia, quindi vanno creati dei fermacoperchio. Insomma, come radio, l'abbiamo detto, è una radio fine anni 60, penso che l'anno dopo l'abbiano fatta a transistor, non l'abbiano più fatta a valvole, se non 6 mesi dopo questa. Qui siamo proprio agli sgoccioli, alla fine di quell'epoca. E niente, all'interno abbiamo visto che ha due altoparlanti, un larga banda dalla parte destra e un tweeter dalla parte sinistra. Assurdo anche questo, non ha nessun altoparlante da di fronte. Diciamo che la Prandoni sarebbe inventata una cosa per questioni estetiche, certamente, perché ha un suo perché, ma assolutamente a livello acustico una cagata infinita, perché il suono è direzionale, specialmente gli acuti sono direzionali un casino. Venivano messi un tempo i tweeter laterali piezoelettrici, ma ne mettevano almeno due in modo che l'aria si creava. In questo caso c'è di qua gli acuti e di là i bassi, quindi se tu sei di là lo senti basso, se sei di qui lo senti acuto. Linee interessanti, questa è una radio bella per la sua epoca. Vedremo se riusciremo a dargli un minimo di estetica corretta con la mancanza delle manopole che la rende un po' incasinata. Vabbè, al di là di quello mai più sarà originale, certamente, e adesso mi metto dietro, la pulisco, pulisco le valvole, pulisco i contatti, pulisco quelle robe lì, non voglio smontarla più di tanto perché voglio arrivare il prima possibile a farci qualcosa sulla giradischi. Questi tasti, come vedete, molto sporchi, hanno dentro un innesto tipo alluminio che sarà un adesivo tipo alluminio che manca e glielo rimetteremo su. Sgrassante e pennello. Questo è il giradischi, sistemo un attimino qui le cose e pulisco anche i legni tutti intorno. E poi vediamo di pulire un po' l'elettronica. Se riesco non la smonto, eh. Abbiamo tolto il piatto in modo da pulire come sempre anche l'interno. Però queste cose qui, vedere sporche mi dà fastidio veramente. E allora pulisco. Il sistema che utilizzo quando non si riesce a lavorare con le mani, entrare con le dita o robe del genere, è quello di usare gli sgrassanti e poi lo stesso pennello con della carta che diventa assorbente per incominciare ad asciugare, nello stesso tempo viene su anche tutto il rutto, vedete che schifo che fa.
e col pennello, le setole spingono la carta dove altrimenti non arriverebbe. Ed è un sistema che utilizzo anche per pulire le elettroniche delle radio, sui componenti, sgrassatore, quelli universali, che sono sempre molto potenti, e poi questo sistema qua. Ed è veramente pratico, ma più che altro efficace parecchio. Poi eventualmente, se ci sono zone dove vanno asciugate bene e così, si usa il compressore, gli si dà anche la soffiatina e tutto torna a posto. Come vedete, il lavoro diventa anche abbastanza veloce e rende parecchio, non è più quello di prima. Volendo, con un po' di acqua gli si dà un altro colpettino in modo da lavare via dei residui di detergente. I vantaggi sono che non si rischia di rompere niente, si arriva dove altrimenti non si arriverebbe, rimane tutto bello asciutto o quasi e non si fanno danni. Ovviamente, se dovessero esserci dei filini piccolini o roba del genere, come si potrebbero trovare sulla radio, sulle antenne inferrite o così, bisogna avere un po' di accortezze e muoversi un pochettino più delicatamente. Questo è un po' bloccatino, adesso vediamo di dargli un po' di vita. È un olio che non secca, abbastanza densino ma non secca. Glielo diamo su certi attriti che vanno eliminati. Questo qua è l'alberino del motore con i vari diametri. Questa ruota gommata va a appoggiare sull'alberino e a seconda del diametro che prende cambia i giri. Sono tutti movimenti molto molto irrigiditi dal tempo. Alla fine ho dovuto smontarla. Alla fine un 50 Hz abbastanza fastidioso e niente, ho dovuto smontare tutto, il giradischi, il piatto del giradischi, per poter sollevare un po' quel vetro enorme che c'è davanti della scala parlante, se no lei non usciva, e a metterla dentro sarà veramente una rogna. Quel vetro è veramente grande, mi fa paura solo guardarlo. Un cavo molto secco, che è quello dell'alimentazione tagliato. Questo è giradischi, altoparlante questo qua che esce dal trasformatore di uscita, questo è il trasformatore d'alimentazione. Valvole, non le ho mai viste queste due qua, e sinceramente so neanche cosa sia. Una 35A3, vedremo poi, che questa è la raddrizzatrice, comunque sia, questa potremmo avviare con un diodo. Le altre invece fanno parte delle CH81 e F, tutte quelle, quella serie lì. Sto guardando queste valvole interessanti, che sono delle ATES Made in Italy su licenza della RCA, e anche riportato. Questa qui è una EABC80, però sono fatte in Italia su licenza RCA. La sigla
è impressionata con i sistemi che non si cancellano, mentre invece la marca e tutto il resto sono verniciati, e quelli sono quelli famosi che, se appena si bagnano e si passano strassibagno e si passano straccetto, viene via la scritta completamente. Il lavoro procede, adesso ho smontato il diffusore della luce, sto pulendo i potenziometri, il circuito sopra è già pulito, adesso faccio tutta la parte qua, controllo lo stato della cordina, ma sembra buono. Questo poi lo rimonterò, lubrifico tutti, scricchiolo un po', lubrifico tutti i punti di rotazione con un po' di olio e poi rimonto lo schermo, pulisco la tastiera, la giro, pulisco sotto, sostituisco il condensatore di filtro che fa rumore e in perdita, e poi niente, e poi passo a pulire il resto e a rimontarla. Che siamo alla fine dell'epoca valvolare, sulle radio lo si vede anche da ormai l'utilizzo dei circuiti stampati, cosa che quelle più vecchie sono tutte cablate in aria, e nella semplicità di costruzione, perché poi diventano molto più semplici, sempre più veloci per la produzione. Adesso pulisco i contatti della tastiera, pulisco anche la polvere che c'è dentro. Questo è il condensatore di filtro che va cambiato, è un 50x50, mi sa che sono rimasto anche senza, devo ordinarli. Questi qua li cambierò, sono tutti delle lamelline di alluminio sui tasti, e alcuni li hanno, alcuni no, dopo le cambio, li farò su, li incollerò su. Ho cambiato i condensatori, questa è la resistenza del filtro CRC. Si allontana dai condensatori perché lei scalderà sempre un pochettino, quindi si allontana. Cambiato il cavo, sempre cavi di recupero perché non butto via niente, quando ci sono parecchi vecchi tolgo i cavi, se sono ancora buoni. Una pulita a tutti i contatti e tutto il resto. Adesso l'elettronica è finita, è a posto, lo metto da parte e vado avanti a pulire tutto il resto. Su due paesi guida, Francia, radio Germania, collegata, e o però è molto strappo, nel efficiente, senso che il governo Berlusconi in non tutte reggeva le sue parti, più, tranne le lampadine che non vanno, tentativi di puntellarlo. È incredibile, perché per risparmiare, me l'avevo notato anche prima, non hanno messo i portalampade, ma le lampade sono saldate direttamente ai contatti del 6,3, che in realtà è un 6,7, quindi queste lampadine saranno sempre bruciate. Adesso vediamo di fare in modo che non brucino più. Sistemate le lampadine della radio, eccole qua. Allora, 6 volte 6 la tensione di alimentazione, che sarebbe quella dei filamenti, che dovrebbe essere 6,3, però va bene, niente, spengo. Lampadine in commercio 6 volts adesso, le 6,3 le troviamo nei mercatini, ma iniziano a essere anche quelle un pochettino più rare. Allora, ho messo due lampadine di quelle delle pile di una volta da 4,8 volts l'una, messe in serie, che fanno 9,6 volts, alimentate, sottoalimentate un pochettino, garantiranno certamente una durata della lampadina, ormai eterna, di RAM, e come luce più che sufficiente per illuminare la scala. Una, il cavo della serie, e una e due, ed ecco finito il lavoro. Ecco qua il mobile. Allora, questa scala parlante, che è enorme, guardate la mia mano, è enorme, è una scala parlante enorme, è fatta in vetro. La cosa strana è che, essendo uno degli ultimi modelli di radio a valvole, in questa epoca utilizzavano sempre la plastica per fare le scale parlanti, questa no, è in vetro ed è enorme. Nel frattempo però ho incollato questi due tassellini, quello purtroppo l'ho posizionato male, l'ho rimpostato, perché fanno la battuta del coperchio, che è questo qua. Ho preso qua la radio perché rifaccio i tasti, più che rifaccio rimetto la strisciolina di alluminio dove manca. Questo l'ho appena fatto, però è un pelino fine
E quindi adesso 5 mm e mezzo è la misura giusta, li taglio fuori da questi allumini qua adesivi, poi quando si incollano, si schiacciano, diventano abbastanza lisci, e uso il calibro per definire la larghezza della strisciolina e una taglierina per tagliarli in modo che siano belli paralleli. La radio l'ho inserita, le solite quattro viti qua sotto. Adesso c'è quella scala parlante enorme che va dentro a mo' di cassonetto. Ho messo la scala parlante su un tavolo luminoso. Questa è la scala parlante al contrario. Vedete queste zone? Queste sono zone dove la vernice marrone è stata grattata via. L'effetto che fanno queste mancanze di vernice sono queste qua, e sono proprio brutte. Su una scala parlante così grande si vedono illuminate questi buchi, quindi piuttosto che lasciarli così ci mettiamo del nero, ma comunque le rendiamo opache in modo che non possa passare la luce. Anneriti i buchi, non passa più luce. Adesso la montiamo. Allora, ho tirato indietro un po' senza sbloccare del tutto l'elettronica e vediamo se adesso riesco a farla entrare. E la risposta è no. No, perché i tasti rompono i coglioni. Garantisco che una paura sta scala parlante. Ok. E è andata a posto tirando indietro l'elettronica. Ho preso il cassettino con le ranelle, quelle d'epoca una volta. Cerchiamo qualcosa di simile. Sono ottonate, ce ne ho alcune, guarderanno fuori forse un po' più nuove, però col tempo diventeranno anche loro vecchie. Questa è messa giù con la sua ranellina e adesso a una mi manca anche la vite. Testa leggermente bombata. Questo tonda bene. Adesso montiamo il giradischi. Il giradischi poi vi faccio vedere, è sprovvisto di puntine. Non ne ha neanche una. Adesso giro, lo blocco, faccio alcuni interventi che devo fare di collegamenti là dietro e poi dopo vediamo le puntine. Eccola qui montata, collegato all'alimentazione del motorino, collegato il segnale del giradischi, collegata alla cassa acustica. Queste sono le antenne FM, questa qui è l'antenna invece per le corte e le medie, questa. E niente, manca ancora il tappeto qua sotto che lo mettiamo per ultimo. Adesso la giro e vi faccio vedere la puntina. Eccola qua la puntina. Come vedete c'è la parte di metallo, ma manca la stina con la puntina. Idem il 78 giri. Adesso, sperando che la testina sia sana, dobbiamo metterci la puntina. Montato il giradischi, ho avuto due problemini meccanici, ho dovuto lubrificare un pochettino, però adesso la manopola non funzionava, la manopola di selezione dei giri. Adesso prendiamo il solito disco che ho in giro sfasciato, e qui manca anche il centratore per i 33, devo andare a recuperarne uno. Questo è l'ultimo che ho, quindi dovrò ordinarne uno. Chissà
Direi che questa funziona. Ho misurato i giri e vedevo che andava lento. Effettivamente fa il 33 su 45 e il 16 su 33, quindi il fatto che non mi regolava i giri correttamente, ma era sfalsato di uno, quindi su 45 mi faceva 33, era dovuto al fatto che questa puleggia era troppo alta. Quindi sul 16 non prendeva il pinioncino qua, sul 33 invece al posto di prendermi il pinioncino del 33 mi prendeva quello del 16, sul 45 mi prendeva quello del 33 e non quello del 45 e sul 78 non mi prendeva questo qui grande ma mi prendeva quello del 45. Quindi avvitandola questa vite fa scendere la puleggia che poi porta il movimento al piatto. Adesso l'ho regolato e rimonto il piatto e facciamo due misure. Per le misure sapete che uso il cellulare, però uso un contatore magnetico. L'abbiamo fatto partire a 16 giri, 17.1. Se faccio start, sedici e sette, è lentissimo il 16. 45, no, 33, scusate, 33 e 7, 34, va bene, 45. Significa 45, 46, non è linearissimo, però funziona. 78. 78 e 9, 79, 71, 81, 80. Ricordo che eccola qua, l'ho finita. Devo mettere ancora al fondo e la chiusura sotto, lei è finita. Manopole, Rogna, all'interno quelle non originali che c'erano su prima, all'esterno nei toni, queste manopoline molto fini. Buona serata a tutti. Un po' scomode, ma per il lavoro che fanno van bene. E detto tra di noi, l'estetica non è malvagia. Devo ammettere che questa Prandoni è comunque una radio interessante. E con questo Radio 3 ci saluta con 6 gradi. Gran bella trasmissione che finisce un quarto alle 7, poi si comincia l'odioso giornale radio, inutile da ascoltare. E con questo si finisce anche questo filmato. Alla prossima, come sempre qui non avete imparato niente se non capito che bisogna pulirle le cose per benino. Ciao!